Allora, come promesso, siamo tornati nella casa simbolo, nella casa di Sergio Bramini. Appena Sergio è arrivato, una delle prime cose che è andato a fare, sta guardando dove sono le dove la tartaruga. Sergio. Sì. No, perché ne vedevo una sola e penso che l'altra sia morta. E anche i pesci, non vedo galleggiare dei pesci, ma non è stata cambiata l'acqua, non è stato fatto niente. Senti, ma questa casa la dovevano curare bene, ma mi sembra che... Guarda, si è ammalorata come se fosse disabitata da 10 anni. Anche la verniciatura dei cancelli, le piante sono cresciute a dismisura. Che poi questa è una casa che deve andare all'asta, quindi così perde valore, voglio dire. Esatto, sì, certo. Quindi questo è un altro risvolto negativo dell'articolo 560. Senti, qui un po' riapriamo delle ferite, certo. lo dobbiamo per te, lo so. Però è importante perché noi arriveremo a spiegare il 560, la riforma che io ho proposto nell'emendamento, perché siamo partiti da qua. Perché in campagna elettorale avevamo detto una cosa precisa. Sì. Sergio, tu oggi sei consulente di Luigi, ma sei... il protagonista, sei il simbolo di una battaglia. Che cosa siamo riusciti a fare? Ma siamo riusciti a eliminare l'articolo più vessatorio, crudele, iniquo e, io ripeto, indegno del nostro paese, che consentiva di buttare fuori prima dell'asta di casa chi? L'ammalato grave, l'ammalato terminale, piuttosto che le case abitate da parecchi anziani, piuttosto che abitate dai minori o dai disabili. Allora, questa che facciamo noi è una proposta, un emendamento che sarà nel decreto semplificazione, però possiamo dirlo, lo ha sposato completamente Luigi, che mi ha dato, certo, l'incarico di scriverlo, e Alessandro, che ne sta parlando anche egli in televisione. E anche in Alessandro televisione. Di Battista. Esatto. Sì, questo mi ha fatto molto piacere. Allora, vogliamo chiarire alcuni aspetti. Non è lo scalpo che vogliamo nei confronti delle banche, no. È soltanto l'eliminazione di una sperequazione che c'è. È avere tolto una cattiveria, che noi l'abbiamo definita così, però è uno squilibrio che c'era tra il debitore e il creditore. Non è un modo per cancellare i debiti. Tu non hai mai detto io voglio che mi si cancellino i debiti. Assolutamente, io sto cercando di pagare i miei debiti. Quello che chiedo è di pagarli come un normale cittadino e di pagare il giusto. È chiaro che se a un certo punto dietro ci sta l'usura, ci stanno delle cose truffaldine, beh, non è giusto pagarle. Però la banca ti ha fatto un prestito e quindi il prestito, il capitale con i dovuti interessi va restituito. Questo Senti, è inderogabile. Un'ultima cosa che è importante, che avviene anche cambiando il 560, che... Cosa succede? Che la persona non viene sbattuta fuori di casa e non, okay? E non perde la proprietà, perché in quel caso lì si sostituisce al debitore chi? Il custode. E il custode a questo punto è come se diventasse proprietario dell'immobile. Allora, con l'emendamento che ho scritto, questo è importante, Sergio Bramini sarebbe rimasto qui, sarebbe rimasto il custode, certo, della casa, e non avrebbe impedito, perché non avrebbe potuto impedire a terzi di guardare, di visionare la casa in vista dell'asta. Certo, questo è regolato dalla legge, è, ecco, un diritto. Un altro passaggio importante è che nel momento in cui si fa un'asta, l'asta rispecchia il valore della casa, non, certamente, deve svendere la casa, certamente, perché altrimenti anche la garanzia che uno... Cioè, se io metto l'ipoteca su una casa è come se stessi mettendo un po' l'ipoteca sulla tua stessa vita, diciamoci la verità, per gli italiani la casa è vita, è parte della vita, quindi io ti sto dando tutto praticamente, ma tu non mi devi svendere con un'asta quel tutto che io ho messo a garanzia. Certo, la mia casa era pagata, è stata pagata nel 1990 per contanti. Io sono stato costretto, e sapete come, no? Per mandare avanti la mia società, perché ero pagato dallo Stato, a farci sopra un mutuo di 517.000 euro. Oltretutto era quasi tutto pagato, mancavano 168.000 euro. Ma mi spiegate perché devo perdere il valore della mia abitazione e viene svenduta a 500.000, 300.000 alla prossima asta, quando era stata valutata 2 milioni e 2? Perché bisogna impoverire il debitore? Perché bisogna depauperare le proprietà degli italiani? Per chiudere, la rivoluzione può partire, una rivoluzione gentile, anche dal 560. Esatto.
Esatto, questa è la partenza della legge Bramini, la partenza di una rivoluzione che vuole il Movimento 5 Stelle, anche per mano di Paragone, che io in questo momento ringrazio. Stiamo operando in coppia e questo mi rende molto felice, no, infatti, perché parliamo la stessa lingua. Devo dire che io e te ci stiamo da tempo impegnando, sì, su questa cosa, l'importanza di avere Luigi e Alessandro che hanno sposato completamente questo emendamento e mi hanno dato questa possibilità. E stiamo praticando la politica del buon senso. Esatto. Per me, ma per gli altri soprattutto. Allora, noi vi aggiorniamo, vi teniamo aggiornati sulla vita di questo emendamento, perché per noi è un emendamento davvero importante.